Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con la 49esima puntata della serie Italia. Siamo qui in compagnia di Buldir. Ciao a tutti. E allora stiamo dando da mangiare ai maiali. Sto raggruppando qui i balloni, che più di due non posso portarli perché sennò uno li perdo, due si leva il di dietro del Faresin, dopo non... Marco! Ehi! Fermo! Dimmi! Ascoltami, ti abbiamo portato il container. Cosa? Un container. Un container? Sì. Per me? La ditta è la tua. Ma cosa... avevamo degli ordini in sospeso. A noi ci è arrivata una bolla di consegna della tua farm a nome di Buldir. Ah. Però non sappiamo cosa ci sia dentro, Buldir? Hai ordinato qualcosa? Sì, è arrivato. Cosa hai ordinato? Adesso vedi, un po' di cose. Vabbè, vai, vengo di là, porto giù questo e... Andiamo via a vedere, va. Che però non ricordo più cosa ho ordinato. Ma è solo da aprire o da scaricare? Beh, il container te lo lasciamo qui. Quando è vuoto, veniamo a prenderlo. Vabbè, ma quanta roba hai ordinato, vuol dire? Un pochettino, ma non mi ricordo cosa. È stato un mesetto circa. Occio. Un mesetto, ma insomma, saprei cosa te hai ordinato o no? No. Come no? Forse dei balloni, proprio così, boh. Dei balloni? Ma che balloni? Ah, non so, un poco di fieno qua, non mi dire fieno qui. Fieno? Ma abbiamo un campo di erba. Ha fatto un mese fa, voglia. Mi dico delle cose io ogni tanto. Beh, cosa comunque anche... Marco, no, sulla bolla, non c'è scritto niente. Para. Mi spero sia roba utile, che non mi fai perdere tempo. No, che non mi faci perdere tempo a me e Artemio. Un attimo, cavolo, forchea. Sì, ma prima te conviene guardare e scaricarlo. Vabbè, che Mario ti fassi il reso, tu che riportai del tutto. Ma ora fa già il reso, non scarico in mugnanca. No, ormai è qua. Ora... Vale, prepariamo. Ah, proprio qua, sta qua proprio. Ah sì. Prova a vedere. Dai, vediamo cosa che. No, madonna. Signor. Madonna, ma. Dove? Ma forse. Ma non era compreso nel contesto. Ma capito? Chi era anche a manovranza? No, in teoria. Mi sa che forse era il corriere. L'hanno messo insieme. Magari manda anche il corriere. No. Penso di sì. Ma è che direttamente lui la roba. Mi mette via e. Cuccia il cane. Ma vuol dire? Sì, volevo prendere un cane. Ecco cos'era. Per me era dentro in cuccia il cane. Può darsi. Secondo me. Cosa sia sta roba qua? Aspetta. Pare una vasca a bagno. Una vasca a bagno. A te l'avo qua cane e l'acqua, no? Una vasca qua. No, è per il cane, vedi? La cuccia? Perché rodo grigio, l'acqua così? Carta? Carta? Cosa vuoi a fare? Appunto cartigenica, era finita? Ma te che... È per buco di culo grande? Sì, che fa mia, io ho il buco di culo grande. Ma che sia, non avevo soldi. E là in fondo cosa sei? Che sei un paro di careghe, cosa che ti ho tolto? Sei da giardino? Che però sono in legno, quindi mi sa che durano poco. Va bene per la cucina, perfetto. Mancava qualche sedia in giro. Panei, cosa? Guarda, non so che passa neanche, ma quanta roba che sei. Guarda, se non ti porti via tutta questa roba che non serve, invece di ordinare roba che serve... Cosa potevo ordinare? No, so, togli un fusto d'olio che va sempre bene.
Ecco, boh, un prossimo giro. No, prossimo giro. Tu... Per me Marco ha visto che è Black Friday. Esatto. Mamma. Il riscontro, la cuccia per cane, fatta a mano, tutto quanto fatto bene. Volevo prendere un cane. Ma su chi c'è che perde tempo a scaricare tutta sta roba? Vabbè, comunque Marco, container non si è compreso nel prezzo, eh. Al Marco Fuji sta compreso nel prezzo container e mi restava un container. Cosa mi serve a me container? Adesso ti arrangi a scaricarle a mano. Va bene, beh, la cuccia pesa poco, dai, sì, per sì. Me la carta. Scumisia. Va bene, aspetta. Ma Marco non ti puoi mia scaricare il container che così manco un attimo di movie intanto. Vabbè, vediamo se che affemo. Sara è porta che non va, è fortuto, va. Ah, ben... aspetta. Signore benedetto. Beh, come moglie, senti intanto. Sì, dove sei i busi qua? Mi raccomando, Sara, fallo subito, eh. Oh, là. Ti affetto, Marco? Sì, sì, in qualche modo... in qualche modo brighiamo. No, non so se che stiamo in apertura, però. Casomai provi a stirci per sangue per sotto. Così è tutto aperto, ma mi pare mica sia piccoline e me forche. Vedo no, la formia, Proviamo per sotto. No, sotto il pianale. Ah, no, sotto il pianale. No. Ah, avevo capito, sotto il pianale, mi. No, sotto il container. Ah, se mi alzo tutto il pianale, capotemo. Il container non te capoti mia, forse ti. Io lo vedo duro per rifare il zinco, perché è un pochettino, diciamo, Vai. Aspetta che accorcio il braccio per avere tutto il tiro possibile. Direi che continui a tirare. Io ho un problema. Ho visto che c'è un problema. Fermo un cambio gomme, Marco. No, ma, scusa un attimo, ma fare un farsi un po' più pesante, no? Ma è già pesante. Porco, fora. Chi si scarica aspetta, sta? Aspetta, che c'è una sinistra attaccata, aspetta. Vai, ma... vai. Ti affermo? No. Pian, ti tocca un po' di osso. Sì, ora che questo lancio lo trovi parte da Marco. Ma mi sa che non è a fuoco mia, Anche tu capoti! Ma aspetta, Artemio! Ma metti una pendola sotto! Monta in cima al camion, io lo alzo appena te avanti! Versi le rampe del drio! Boom! Marco alza! Sì, beh, Boom! Avanti! Mi sa che porta via il paresin! Ferrara! Davio! Vuoi un mezzo un po' più... mi serviranno le sedie da giardino. Oh, c'è perché mi giro già dopo le scatole, guarda. Piano! Oh! Mamma! Temio, va avanti! Guarda! Guarda te, il rotolo di carta igienica è tutto rovinato adesso. Però mi rovinato! Buon, lascio qua, Marco. Spero non ti capi a trabbiare. Ma adesso forse col più basso, così magari riaffemo anche... no. Arrivare a parte della... Però forche se solide. Anche le pompe però. Sì, e forche e punte... Manca l'idraulica, se comunque è buona. Vedi, mia, te che mi ho venduto... Ehi! Che ti mangiare la pasta asciutta qua, me lo dì? Perché? Ciao. Proviamo a montare in cima per il trio. Proviamo. Mi ho mangiato mezzo chilo di spaghetti a carbonara, forse. Pisa però, sta bestia. Prova. Ne vuoi un'altra due persone? Sì. Vuol dire? Vai Marco. No. Niente. Devo ancora mangiare, io per quello sono leggero. Niente. Posso fare così e basta?
Cosa che mettiamo? I tronchi sotto e lo spingiamo? Sì. Dai, va, che non rompiamo tutto. Occhio. Occhio. Basta, dai. Vo' avanti qui, Baioni. Vabbè. Sto qua, in qualche modo... In qualche modo lo spostiamo. E tu hai visto la fattura? No. Guarda, guarda, guarda. Aspetta, aspetta, che guardo la fattura. Guarda, guarda. Allora, non mi viene nessuna fattura, non ho nessuna fattura. No, no, ma hai tu visto cosa che c'è scritto qua sulla carta? Sulla carta? Il prezzo del container e della roba che ha speso? No, non ho visto. E ora ti dico su una riccia. Vieni qua, vieni qua. Dimmi. Oh. Oh, ma mi sento. Che ha fatto? E che senti? Aspetta che provo sta parte qua, Mari. 63 63 euro. Beh, io fatto 63. Bisogna che tacchi un zero. 630 euro. Sì. Beh, 630 euro, insomma. Sì. Manca un po' presto, guardando la legna, se mi butto tutta la roba su stufa, il peso. Quasi quasi. Mi manca guadagnare. Sì, 630 euro. De noeggio del coso. De noeggio de? Del container. Ah. A quanto? A che tempistica? Al mese? Al giorno? Al giorno? Sì. Per cui ga a scaricarlo subito. E scusa, della roba interna allora? La roba interna, ripeto, io non sapevo cosa c'era dentro, abbiamo portato qui tutto quanto, ha speso la bellezza di 15.000 euro. Quindi abbiamo 15.000 euro più 630 euro al giorno, qua è ora do 3 giorni scaricarlo. Fammi fare un conto un attimo che vedo quanti debiti. 15 e va bene, 630 per 5. Che deve stare in deposito 2-3D anche sto container. Sì, 20.000 euro praticamente. Sì, più 1.000 euro di deposito. Vuol dire? Ehi? Smonto un attimo. C'è un problema col sì, sì, c'è un problema, sì. Sai quanto hai speso, vero, per tutta sta roba? Allora, la carta igienica, altre robe, mi pareva 10.000 euro circa. Hai speso 20.000 euro in tutto. Ah, era Black Friday, eri sconto? Sì, Black Friday, te do mi sui day. Come seta? Dopo vediamo se è onge Black. Se non te, mi piacciono. Allora, se entro mezz'ora non sei svuoto tutto e venduto tutto e guadagnato il doppio, meglio ti scusi lavorare anche di notte. Ah, non mi paghi nemmeno. Se no mi devo diventare come quello che sei venuto fuori dal container 2 minuti fa. E muoviti. E guarda cosa, e guarda che casino che hai combinato qua. Cos'è le punte? Eccola. E gli era, come sorrappreso che ho? Io mi sorrappreso. Non sei. Te cavo internet. Lo scrollo qua gratis. Siete gratis, Will? Lo scrocco a gratis, cioè che l'ho messo sul scrocco. Scrocco? Gli scrocca tra poco i suoi. Come chi scrocca? Se non scominci a correre. Marco, non andiamo avanti. Sì, è meglio se, perché sennò scrocca anche i vostri qua. Se vediamo dopo che dobbiamo arrivare a nuovo. Sì, ma chi si che lo carica che il bolide là? Dopo carichiamo noi altri dopo. E una cosa, dato perché mi si dio scroccare anche a me questo busso 8 qua. Uno simile che fa 50 all'ora, no? Sì, chiedemo un parola. Scomincia già a farmi un prezzo preventivo. Esatto. Perché mi hai corrotto le scatole. Se vediamo dopo perché deve arrivare altra roba. Ma papà vuol dire? Papà, sì.
C'è Gaudina altra roba oltre a questa? Sì, è sempre la dita tua qua. Meglio che neanche te lo porti. Eh beh, ma Mino, posso... Metti deceduta. Persona deceduta. Va bene, comunque Noatri, bisogna che te lo portiamo, che te lo vedi. E dopo si può fare il raid. Dopo vediamo la salma. Ecco, carichiamo anche io. Carichiamo e io mandiamo in drio al mittente. Ecco. Vabbè, io vabbè. Prima che faccia altre due salme, oltre che altre, meglio andiamo via che gli altri. Sì, andiamo via, andiamo via. Asso. Ciao, guarda, dire, auguri. Mi so qua che lavoro. Ciao. E che altro va a fare shopping Black Friday. E lo mi sui dei che lo. Vabbè, guidati dei. Ah, signore, adesso che va a portarmi in un altro posto, sì. Vabbè, vediamo di portare via questi balloni qua prima che diventi nevrotico. Finalmente gli ultimi due balloni qua, 15 km orari in rottura. E ma possa che svara sporcisia qua in mezzo. Vuol dire che dovrebbe essere andato a prendere l'acqua. Sì. È là proprio col mezzo più adatto. Allora, qua un po' di balloni di scorta perché ne abbiamo già buttati, diciamo, un bel po'. E difatti animali, allora abbiamo cibo, si hanno qualcosa, liquami e acqua 7000 litri e paglia, 35000 litri di paglia, quindi paglia ce n'è. E poca salute e vabbè, insomma, adesso vediamo di gestirli al meglio. Vediamo un attimo cosa hanno bisogno sul tablet. E poi diciamo cibo base sarebbe a zero, quindi mi mancherebbe quello per avviare. E frutti della terra, vabbè, frutti della terra abbiamo le patate barbabietole che adesso andiamo a seminare qui sul campo a fianco, così facciamo un bel po' di scorta. Proteine, siamo più la soia, cereali e vabbè, insomma, cibo base, dopo vedremo il da farsi. Dovrebbe essere allora, paglia ne hanno anche una gran scorta, come vedete abbiamo buttata dentro, perciò man mano che ne hanno bisogno se la prendono, e così per un po' ci siamo più che a posto. Ci ho messo incastrato qua, guarda balloni che sei là, che cosa si è tutta sta roba. Ciao Marco. E questa? Che altro ordine? Signore. Fate che anche il careo qua che le pieni. Ma che c'è anche Artemio là in fondo? Sì, c'è un altro camion. Un altro camion così? Guarda qua. Ma si pazzi. Però questo qua si è insillato. Mamma. Roba che è arrivata qua, bello. Ma chi è che scarica tutta sta roba? Ma voi due giorni? O Artemio qua gru, o Tico con il Farasi. Ah, quindi come prima praticamente. Vedere in alto? Signore. Vabbè, è anche leggero, tre al colpo non che ha fatto neanche, mamma. E comunque la ordina sempre vuol dire sta roba. Io vado a prendere l'acqua, ciao. Giovanni, che diciamo la fattura o no? Sì, dai, diga. Marco, sai che appuntarti da qualche parte? Aspetta che sei bancai qua, là. Dimmi. 23.000 euro. Una chiave 24 prolungato, così. In officina, Marco. Voler! Qua è fuori. Vara! È meglio che con quel tigrotto là e farsi 120 all'ora, perché guarda, che corro drio. Monto a cavallo di un porseo e che corro drio. Pensa che qua Artemio è che muita grossa qua. E che non vi ho detto anche del trasporto?
Che si anche al trasporto? Purtroppo sì. Come purtroppo? Ma chi sei che aveva caricato? Questi camion qua, di chi sei? Questi? Di chi sono? Cami? E siamo nano, io no, altri per portare la roba. Ma tu vuoi fare manco, Oh, una persona che ordina tutta sta roba qua, un altro che manca a portarla. Sì, ma bisogna che... Vara. Ah, Marco. Ho un'altra notizia. Tipo? Si è passato un tosetto in ufficio, da me. Che cercava lavoro. E sarà sta a vuol dire, penso? No. L'era un tosetto giovane. E mi fa che io che piacerebbe stare drio ai bestie, lavorare sui campi, qua di aria, fa sovara che... Mandi qua. Mandi qua perché adesso cos'è un posto libero, che è un posto vacante. Infatti, mi dico che cosa il nome dell'azienda, adesso ho detto che fa un salto. Che mo da fare un... Cioè, perché piace se dici tutto, non io trovo più, non si sa dove che sia... Anche perché tu potresti metterlo a scaricare i bagnoni? Sarebbe qui o diciamo il fatto. Beh, trova subito lavoro secondo me qua. Mamma mia. Anche perché adesso domani ho fatto mio un ordine. Ho fatto mio un ordine domani. Che cosa? Una cena a casa è morto. Infatti, ero di dirti. C'è la chiamata un'altra ditta che c'è una casa morto da portare qua. Sempre su sto nome qua. Sì. Però qui ordinami. Sì, infatti. Ti apportiamo. Semplice oppure... legno scadente, ma. Sì, quei tarme dentro. Cosa sei? 1, 2, 3, 4 toe e una cassettina e chiodi in omaggio. Bene. E anche una borchietta qui sopra. Ah, intanto per abbellirla, diciamo. Giusto proprio, guarda, per scondere i chiodi. E dopo, vabbè, che vai a prendermi un po' di vacche. Là non saveria dove mandarte. No, ma conosco. Bombo. Ascoltami, dove sei che mettiamo sta roba? Allora, qua siamo pieni. Perché, guarda. Madonna. Qua siamo abbastanza... Sì, ci sta ancora qualcuna, ma... Ma come mai te butti così, bagnoni? E dopo io risetto e quello che serve. Ah, ti sei furbo? Sì, intelligenti sti pur sei qua. E anche perché mamma dopo si tira fuori, si sa dentro. Ascolta, l'attesa, tia. La? La il soffitto, il suo palco, la come tesa. Tu vuoi chiamarlo, l'attesa, il fienile. Il barco, qua. Barco. Sì. Manco. Impieniamo qua sopra a sto punto. Ero di udirte. Lo usava a Mostrina per fare feste con le amiche. E mettiamo dentro i bagnoni. Impieniamo i bagnoni. Da Mostrina va a fare feste in un'altra parte. O no? Allora dai, vieni qua in retro. Mi siamo. Scarichi per prima il mio e il suo. Allora bisogna fare quello di insilato sulla destra. Che se meno roba e così ci sta tutta. Qua, appena su dalla scala qua. E l'insilato. E il resto da tutta la campata qua mettiamo tutto la paglia. Bene. È solo paglia? Sì, è solo paglia. Bene. Ma sei anche bella però, Manco mai. Artemio scarichi tutti quello. Arrivo qua. Arrivo. Dire? Anche che siete a scaricare a mano i camion qua, Sì, ma pesano le balle. Non mi interessa. Ma tocca un favore, guarda quante belle balle che sono arrivate qua per far scorto per le vacche, per i maiali, tutto. Sì, ma bisogna pensare prima di ordinare. Beh, intanto mi giro, Marco. Sì. Bisogna pensare prima di ordinare, non si può così portare a casa camion, sopra camion. Dove la mettiamo adesso? Allora. In tasca? Qua sopra? No, sta a guardare qua. Sì, crolla tutto qua. È un soffitino di legno. È di là? Sì. Adesso dobbiamo perdere. Ci vuole tempo, sai. Mica.
signore. Ma dice un buon telescopico qua, potrebbe anche fare. A parte il fare sì. Oh, aspetta, guarda, mamma. Oh, c'è il tigrotto! Tigrotto! No, ma... fa ecco, fa natura nuova, dopo è. Non ha niente a che vedere il costo del tigrotto con sti camion. Non è ancora sano, quindi. Come fai a fare manovra qua, Marco? Che manovra? Come effetto, mi metto qua dritto e dopo... Sì, ti metti qua dritto e mi ciappo da dentro il barco, dopo qua dentro mi giro e... Buona proposta! Buona proposta, Marco! Sì! Senti, mi hai chiesto un telescopico? Sì, sì! Chi ne chiamo uno? Se ti interessa. Fa 50 all'ora! Sì! Bene! È a gasolio! A gasolio? Bene! E... anzi, alza! Alza! Madonna, se alza questo! Però c'è un problema. Allora, ne abbiamo due con l'alzata normale, diciamo. Uno invece alza più o meno il doppio. Quello. Non di peso, intendo, come lunghezza di braccio. Beh, vabbè, ma a volte serve per arrivare un po' più in là. Ecco, dipende da te cosa ti interessa di più. Parliamo di 145 cavalli, quello lì col braccio più lungo, Sì, sì, ma quanto alza? Alzerà 10 metri. Gli altri alzano 5, sì, ma può andare bene per manutentare le gorne. Sì, che manca da prendere qua le balle da qui sopra, le prendi? Sì, sì, sì. Dai, se il prezzo è giusto... Beh, guarda, aspetta un attimo che guardo un attimo sul tablet. Siamo sui 100.000 euro. Però potrei farti lo sconto a portarti a 80. Ma bisogna fare un rientro anche. Rientro del Farsing, che è nuovo. Con le pompe rifatte, con i pistoni rifatti, con tutto gomme nuove, in ordine, pulito. Ascolta, 80.000 con rientro del Faresi. Ma ieri 80.000 con sconto. Togliamo lo sconto, facciamo 80.000 con rientro del Faresi. Ah no, dobbiamo fare 80.000 scontato più rientro del Faresi 60.000. 70. Dai, guarda che roba, guarda qua, fa un bene. Ma te che paia pa' un anno qua. Sì, e la fa mangiare a cui che la ordina 2 euro. Guarda. E l'ha scampato l'acqua. Che conviene stammi distante. Se no, fa un mi Black Friday. Fermo 60.000, dai. Ecco, bene, a posto. Lo portiamo qua. Porto subito così che scarica sta roba qua. Se con i cammi pieni e manco a motrice, scaricami. Dai, va a casa col Faresing. Vabbè, io animo a casa lì. Va bene, va a casa, ti ho capito, mi tocca stare qua a scaricare il camion. Esatto. Ah, dai. A me mi tocca. Dai. Guarda cosa che ho combinato qua. Vabbè ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata. Non si sa se ancora con Bulldeer. E niente, adesso c'è da scaricare tutta sta roba. E vabbè. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao a tutti. E alla prossima. Ciao.